Allora ragazzi, eccoci qua, questo qua è il secondo episodio di Reveal the Actor The Show. Oggi sono qui in compagnia di Pierpaolo. Ciao a tutti. Il nostro ospite. E niente, cominciamo a bomba per di nuovo continuare a raccontare, a svelare che cosa significa essere attori. Cioè tutto quello che c'è dietro. Pierpaolo è stato uno dei fondatori dell'Actor Center qui a Roma. Adesso conduce lui stesso ed è anche un insegnante di recitazione oltre ad essere un ottimo attore. E niente, cominciamo a scoprirlo e facciamo una breve presentazione da parte tua, se vuoi fare un cappello ulteriore, vai. Sì, volentieri, ecco, già la parola insegnante implica comunque un ruolo che non so ancora quanto mi si addica, nel senso ho iniziato 6 anni fa ad avere un approccio casuale con l'insegnamento, e casuale perché c'era un mio amico che avevo conosciuto proprio durante i seminari con Michael Margotta, questo insegnante americano, che voleva migliorare l'uso della voce e mi diceva che andava a studiare da un insegnante, da un'attrice di cui non faccio il nome, e pagava all'incirca dai 60 agli 80 euro all'ora. E allora gli dissi: guarda, facciamo una cosa, no? Anche se magari non avrò la capacità e la sapienza di questa insegnante, proviamo a vedere se ti funziona e riusciamo a migliorare il tuo strumento vocale cercando di spendere molto meno, quindi no, con un prezzo molto popolare e amichevole. E da lì è iniziato, e dalla voce siamo poi passati in respirazione, uso del diaframma, eccetera, eccetera. Siamo passati. Avendo anche lui un background con Michael Margotta, a fare dei primi esercizi relativi al lavoro che Michael, diciamo, che porta avanti il metodo, e abbiamo iniziato appunto piccoli passi in questo senso. E da là poi ha funzionato un passaparola. E caso ha voluto che, facendogli anche da coach, è passato un provino e grazie a Dio è stato preso, quindi no, sembrava che ci fosse un'aurea anche positiva, una pietra filosofale, insomma, è una sorta di no, è un qualcosa che è iniziato con molta molta energia positiva e che ha avuto anche un riscontro, e quindi piano piano con questo passaparola siamo passati a 2, 3, 4, fino poi a creare una classe di 10 attori tutti professionisti. Quindi attori che venivano dalla Paolo Grassi piuttosto che dal Centro Sperimentale, che tu ben conosci, e all'Accademia Silvio D'Amico, insomma varie estrazioni, e ho deciso di creare qua in questo studio, che è uno studio fotografico di mio fratello che è un fotografo, e una palestra dove una volta a settimana ci si allena per 6 ore. Per 6 ore. Iniziamo verso le 2 di pomeriggio, chiudiamo verso le 10 di sera. 6, 7, dipende. Come, con la tua esperienza che hai, no? C'è secondo te un metodo di recitazione adatto per il panorama italiano? Perché la recitazione americana è un discorso, quella russa un'altra, quella francese un'altra ancora, perché cambia il contesto e quindi cambiano le persone, e poi abbiamo quella italiana. Sì, che spesso viene considerata anche un pochino sopra le righe, no? Noi abbiamo una gestualità che gli inglesi chiaramente, no, o deridono o rimangono assolutamente stupiti. Perché? Perché noi parliamo con il corpo, prima ancora che parlare, no, vocalmente. Ma in realtà poi la comunicazione è per il 75% non verbale, se non per di più del 75%, dell'80%. Una piccola parte è attraverso la voce. Noi comunichiamo sempre attraverso il corpo. Ti faccio un esempio, in questo caso, no? Qualsiasi cosa, ecco, io sto reagendo, faccio questo gesto, no? Cosa significa questo gesto? Piuttosto che semplicemente posso reagire a una tua domanda, magari che mi mette in crisi, con un atteggiamento di fastidio e chiusura, no? Okay. Questo di solito è un gesto di fastidio, più le dita si avvicinano, è un campo, si dice, no, va in fissa, è un campo che adoro e che mi attrae moltissimo, la comunicazione non verbale.
È chiaro che ogni paese, vuoi per origini, quindi per come è strutturata la società, no? Usi e costumi, ogni paese ha un modo di esprimersi assolutamente diverso. Ok? Noi per antonomasia siamo gli attori, gli italiani sono gli attori per eccellenza. Questo, insomma, Questa è una bella cosa. sì, insomma, basta pensare, no, al modo di esprimersi che hanno straordinario i napoletani. In modo diverso andiamo più al sud e tutto diventa ancora un linguaggio non verbale, no? Quindi ecco, vai a Palermo, no, questo gesto che spesso poi gli americani per fare italiano diventano, no, tutto. Esagerato, dai. Esatto. Poi volevo risponderti invece alla domanda che mi hai fatto prima, no? Su cos'è importante, assolutamente l'ascolto è fondamentale. Non solo per gli attori, teoricamente dovrebbe essere molto importante proprio per l'essere umano, ma l'uso dell'immaginazione, a mio avviso, è anche estremamente importante. Noi sul palcoscenico, così dietro una macchina, viviamo una realtà fittizia, non è vero. Noi diventiamo Amleto, ma non siamo nel 1500 in un castello danese, non siamo principi. Quindi ricreiamo una realtà falsa, ma portiamo la nostra verità in quella realtà. Bello, E quindi l'uso dell'immaginazione automaticamente diventa fondamentale, perché ci devi credere. E come ci credi? Ci credi attraverso tanti passi, che sono poi l'allenamento, e credere diventa forse l'ultimo tassello, no? Perché per arrivare a credere devi costruire un puzzle di fiducia. Madonna, bello pure questo. sto Bello il dicendo delle puzzle di cose fiducia. Stupendo, il straordinarie. puzzle di fiducia è bello. Sì, no, è bello, sì, ti ringrazio, ti No, ringrazio. beh, diciamo metaforicamente, cioè si riesce a capire, c'è cioè, da incastrare, ma devi trovare i pezzi giusti. Non è che Dov'è? dice un domino è conseguenziale, no? Come il Sì. domino. No, no, devi proprio trovare la. Beh, se ci pensi, la costruzione di un personaggio, no? Ecco, se io dovessi ricreare, dovessi interpretare il ruolo di Alessandro Lucente, ok, come arrivo a ricreare questo personaggio in modo il più possibile verosimile? Qua mi metti in imbarazzo adesso. Allora, prima di tutto, mettiti la camicia di jeans, un bello orologio. Se no ti do tutto. In realtà, appunto, quello che dicevi prima, no? Secondo la via di ogni attore è molto personale, quella che è, quindi ognuno poi sviluppa un suo metodo, no? A mio avviso qualsiasi metodo ti porti ad avere poi alla fine un risultato è ottimo, non c'è un modo, no? Per quanto mi riguarda, ecco, dovessi lavorare ed interpretare te, comincerai semplicemente dal parlare di te. Ci sono degli esercizi molto divertenti che navigano in questa direzione. E quindi scrivere semplicemente un articolo su di te. Perché vale la pena parlare di Alessandro Lucente? Come se scrivessi un articolo su un personaggio storico. Perché vale la pena parlare di questo personaggio? Dopodiché ci sono una serie di domande, tantissime domande che riguardano degli aspetti della vita di un essere umano, che sono, per dire, l'aspetto morale, l'aspetto psicologico, l'aspetto fisico, e tutte queste condizioni vanno a costruire, a dare informazioni all'attore che deve interpretare il ruolo, no? Un personaggio. E quindi, rispondendo poi a questa serie di domande che sono date o dalle notizie che tu hai, per dire, attraverso un testo, quindi dalle notizie che ti dà l'autore, e laddove non arriva l'autore, chiaramente lavori di fantasia per creare poi una biografia del personaggio con tutte le notizie che tu hai o hai apportato. Ed è un lavoro che ha bisogno di tempo. I personaggi non si creano così. Diffido sempre molto.
no? Dall'attore che dice: ah, ecco, è mio, sono io, no? Lo faccio al volo. Perché? Perché noi siamo frutto di una serie di abitudini. Io sono frutto di 53 anni di abitudini. Una volta che arrivi ad avere lo stesso tipo di abitudini, allora diciamo che sei sulla buona strada. Hai cominciato a far tuo il personaggio. Poi, personaggio siamo noi, no? Non è che lo interpreta un'altra persona. Noi diventiamo Amleto. E quindi io sono un Amleto, tu sei un altro Amleto, no? Sono tutti diversi. Ma questo è il percorso comunque che ti porta poi a credere. Una delle cose più importanti per dire che a me è stato insegnato da questi maestri è l'importanza del rilassamento. Arrivare quindi al provino ed essere rilassato sia nel fisico che nella mente. Durante i provini noi può succedere che abbiamo degli appuntamenti. Il personaggio piange, abbattuta, no? Ok, piange. Devi piangere. Abbattuta, ride, no? In modo Sguaiato. sguaiato, ok. Quelli sono appuntamenti che sono scritti, che devi comunque dare, ok? E queste sono cose assolutamente dalle quali non si può prescindere. Poi sarà il regista o il casting che ti dirà: ok, no, non importa, no? Ma se tu lì devi piangere, teoricamente dovresti essere in grado di farlo senza poi spingere, no? Il pianto vero, no? E queste sono cose fondamentali, a mio avviso. Mi è ricordato una volta stavo su un set che era Riss, dovevo fare questo personaggio che era uno psicopatico, quindi veramente su di giri aveva degli estremi, no? Ed era accusato di un omicidio che lui stesso non sapeva se aveva compiuto o meno, quindi aveva delle sue crisi di pianto perché stava lì di fronte a un cadavere che era una sua amica, eccetera. Io non dopo due ciacchette, io non ce la faccio, cioè sono prosciugato, no? E avevo fatto mio un consiglio che mi diede una volta Giancarlo Giannini, che lui Sì, che racconta. insegnava al centro lui, Sì, o insegna tuttora, guarda, credo. quando ci stavo io ancora non insegnava, però già cominciava magari a farsi vedere e io mi andavo a curiosare le lezioni. Forse il primo anno, lui sto già al terzo, lui ha fatto qualche incontro con quelli del primo anno. Io quindi andavo dietro la porta, nello spioncino, e guardavo. Una volta hanno aperto e mi hanno beccato e poi mi hanno fatto entrare, no? E lui diceva una cosa bellissima che mi è piaciuta tantissimo, dice, che è un altro modo di recitare il suo, però ha una sua veridicità, cioè ha una sua essenza proprio, no? Deve essere tutto molto più. Ti devi divertire, tu ti devi divertire. E mi ha raccontato un episodio di una volta che doveva prepararsi a un personaggio perché doveva dimagrire, eccetera. Ed era faticosissimo come cosa, cioè ha resistito una settimana, 2 settimane, anche gli chiamavano magari gli amici: no, sto preparando sto personaggio, quindi adesso sto facendo sta dieta, non sto mangiando, si deve asciugare, cioè, non ce la faccio. 2 settimane, ha detto basta. Carbonara. Ha ricominciato. E poi semplicemente, quando poi doveva effettivamente girare, doveva lavorare, ha detto: ah, io mi sono messo un po' così, no? Cioè, e l'ha fatto. Non so se poi è stato pure candidato a qualche premio, mi pare. Io, memore di questo, mi sono messo, perché non sapevo poi esattamente, perché poi è un'altra cosa, bisogna imparare come gestirsi come attori sul set, no? Io lì ero abbastanza giovane pure. Mi ero messo nella tasca, mi ero preparato una cosa di plastica con dentro il Vicks. Quando nessuno mi guardava, niente, ho detto. Mi mettevo Fatta la legge invece dell'inganno. due puntine così ed ero pronto di nuovo per recitare. Non l'ha fatta sofferta. È un buon modo per essere consapevoli di aver qualcosa che ancora come strumento non hai espresso e quindi un punto d'arrivo, l'obiettivo, no? Ok, cos'è che ti manca? Quello che io chiedo spesso agli attori che vengono qua, su cos'è che vuoi lavorare? Perché sei qua? Cos'è che stai cercando? Cosa vuoi migliorare del tuo strumento? Altra cosa complessa è la capacità di dire certe cose proprio per permettere poi all'attore
effettivamente di andarle a esplicare, senza invece andare prima in chiusura, che è complicato perché è difficile ricevere i feedback, è difficile darli, sì. È difficile darli, sì. Proprio, avere l'accortezza, la sensibilità, l'autorevolezza anche sicuramente. E questa è una cosa che di te mi è piaciuta tantissimo, te lo ripeto e te lo dico anche qui in maniera pubblica. Guarda, mi fa piacere, pubblica. Quello è uno dei punti importanti che Michael ci ha trasmesso quando appunto abbiamo creato l'Actor Center nel 2000, 2001 alla fine. È stato uno dei punti sul quale lui ha messo maggior attenzione. No, avevamo un livello di lavoro straordinario in quel periodo, appena creato l'Actor Center, c'erano gli attori che ora vedi al cinema, e Claudio Santamaria, Pierfrancesco, Picchio Favino, Carlotta, Anatoli, Sabrina, Impacciatore, c'era un livello di lavoro altissimo. E alla fine delle scene, chiaramente, Michael, no, il feedback cos'è? È un commento che si dà agli attori rispetto a quello su cui hanno lavorato in scena. Ok, quindi la prima cosa, su cosa avete lavorato? Quali obiettivi avevate? Quindi no? Prima c'è un dichiararlo. Esatto, okay. Esatto. Quindi molto spesso il misunderstanding era, l'attore tende sempre, l'ego dell'attore è straordinario, no? Un brutto animale che va tenuto, va gestito. E succedeva spesso che si apriva il feedback e l'attore diceva: ah, io avrei fatto così, sì. Sarebbe stato meglio se in questo momento no, tu avessi girato la testa. E lì, come dicevi, chi riceve il feedback va automaticamente in chiusura, dice: aspetta, 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 ma perché? Perché è una critica sterile su quello che tu proietti. Tutti siamo straordinari, tutti siamo Marlon Brando qua, quando vediamo gli altri. Sì. La difficoltà è poi esserlo lì, no? Nel momento che noi siamo sul palcoscenico, quindi sempre ci vuole un rispetto, il rispetto per l'attore è fondamentale per quanto mi riguarda. Già da come assisti a una scena, dico banalità probabilmente, ma no, ma in religioso silenzio. Almeno in teatro mi hanno insegnato questo. Ora, il feedback è fondamentale, essere prima di tutto propositivi verso l'attore, aver osservato bene la scena con attenzione. Spesso ci sono attori, Michael là si incazza come una biscia, no? Attori che magari arrivano, che sono stati al telefono, arrivano a metà scena, poi finisce la scena, Michael apre il feedback o chi, e no, allora io voglio dire una cosa, no, non puoi parlare, non puoi darlo il feedback, no? Quindi anche questo è molto importante. E poi rispetto a quello che hai visto, rispetto a quello che gli attori hanno, su cui hanno lavorato, ok? E ripeto, sempre in modo propositivo. Qua faccio un inciso, nel senso, in questo seminario che abbiamo fatto insieme nel Chianti, Michael Margotta era l'insegnante che ci guidava in questo bellissimo viaggio. Lui ha fatto un'improvvisazione a dir poco straordinaria con un'altra attrice molto brava che viene dalla Silvio D'Amico, un'attrice matura, davvero in gamba. E il percorso era che questa attrice aveva scritto un personaggio, quindi una sua creazione, aveva bisogno di un assistente, che in questo caso era lo psicologo interpretato da Alessandro. E uno dei più bei complimenti che io ho sentito fare a Michael l'ha ricevuto proprio Ale. Grazie. Ci siamo, no? Sembra che è preparata. Sì, infatti. Perché gli ha detto: ottimo lavoro, nel senso ottima assistenza. Ed è una, a proposito dell'ascolto, una delle cose che per quanto ci riguarda come attore, come attori, è davvero straordinaria, perché significa essere generosi e sempre in ascolto verso l'altro. Ed è stata veramente un'ottima scena, molto piacevole da vedere. Sì. Grazie. Cioè, c'è un qualcosa che dal basso, cioè dal piccolo, che io
chi ascolta, chi vede può fare per se stesso, certo, e per, tra virgolette, la causa, no? Il più grande nemico dell'attore è se stesso, è la pigrizia che spesso ci accompagna, e in un mondo dove spesso ci diamo anche tante scuse, no? Ci giustifichiamo magari se perdiamo un ruolo perché c'è il raccomandato. E la pigrizia, sì. Sì, tante giustificazioni. È vero che ci sono queste cose, è vero che c'è il raccomandato, è vero che a volte all'ultimo momento, quando no, il ruolo è tuo, all'ultimo momento arriva una telefonata e tu perdi il ruolo che ti fa pagare un anno di bollette, sì, no? Ok. Questo è tutto vero, così come è vero comunque che se puta caso noi dovessimo avere 4 mesi di buco tra un lavoro e un altro, in quei 4 mesi è come noi utilizziamo il tempo, come riusciamo un cazzo di piano a mantenere fresco il nostro strumento, perché magari avviene, poi io dico 4 mesi, ma spesso rischi di star fermo un anno, ok, e allora poi ti capita il provino e vedi quanta ruggine devi grattarti via di dosso, perché in quell'anno no, il massimo che hai fatto è andare per musei e magari fosse, o a dei concerti e magari fosse, se non piuttosto che stare lì con la nocciolina a vedere dei film. Ok, sono d'accordo sul fatto che allenarsi da soli per un attore è relativamente facile. Nel senso, no, per dire, non è semplicissimo mettersi a casa quotidianamente e cominciare a fare ok. Così come lavorare da soli, per dire, sulle memorie emotive, no? Memorie emotive sono delle esperienze della nostra vita, a proposito, no, di quando uno deve raggiungere dei picchi emotivi, che portiamo al personaggio nei momenti, appunto, che in una sceneggiatura, in un copione vengono richiesti, e quindi appunto il personaggio deve raggiungere, no, un dramma, un'emozione fortissima, piangere, e come raggiungerlo, no? Sì, con scioltezza. E quindi ci sono degli esercizi, appunto, chiamate memorie emotive, con il quale noi alleniamo lo strumento, andiamo a rivivere delle esperienze della nostra vita che ci portano poi a quel tipo di stato emotivo. Non che fai poi, questo è un allenamento, appunto, non è che poi sul set ti metti a rifare l'esercizio, chiaro. No? Sul set a battuta verrà, perché lo strumento è allenato. Da qua l'importanza quindi di allenarsi. Ok, allora ragazzi, noi qua siamo quasi in fase di chiusura di questa puntata. Cosa si potrebbe aggiungere di bello e di costruttivo? Dico, per tutti i ragazzi che stanno iniziando questo lavoro comunque meraviglioso e che probabilmente avete scelto perché nasce da una vocazione, molto spesso, non guardate me, no? E piano da un'altra parte, ma sì, spesso è così. È talmente bello, talmente pieno di curiosità, di interesse, che tutti questi problemi sono assolutamente possibili da affrontare. Ed una delle cose, diciamo, no, importanti sicuramente è l'entusiasmo. Entusiasmo da rinnovare ciclicamente, così come è successo a noi con questo insegnante americano, che ci ha proprio innaffiato di voglia di approfondire, di ricercare. Ecco, a proposito dei consigli, se dovessi, no, riuscire a trasmettervi qualcosa di importante, credete in voi stessi, innaffiate il vostro entusiasmo sempre, costantemente, nutritevi creando occasioni, no, partecipando tra di voi, parlando, cercando di non farsi sconfiggere mai da quello che è il clima mortifero che c'è e che ci fanno arrivare attraverso le notizie quotidianamente dei TG. Nutritevi d'arte, nutritevi di bellezza, dal mare ai musei alla musica, perché tutto sommato vale proprio la pena. Bellissimo.
Grazie. Grazie a te, Intanto, Ale. Grazie a te. ragazzi, mettete un bel like, ovviamente, se vi è piaciuto. Condividete, ring the bell, come si dice in americano, in inglese. Quindi mettete la campanellina per le notifiche, così le prossime volte vi arriveranno direttamente le avvertenze sul prossimo episodio. E se siete a Roma, insomma, venite a trovare Pierpaolo, se avrà l'occasione ovviamente di insegnarvi qualcosa. So che lui non apprezza né la parola insegnamento né consiglio, e mi piace pure questa cosa. Insomma, un'occasione per incontrarci sicuramente. Grazie, ragazzi. E non fumate. E non fumate. Ragazzi, grazie. Ciao a tutti, a presto, Reveal the Actor The Show. Ciao. Ciao. E qua chiudiamo.